Il Grande Fratello VIP è iniziato da poco più di una settimana, ma già ne sono successe di tutti i colori. Le ultime prove ed esercitazioni tra i concorrenti, però, hanno provocato molte reazioni. Tramite un comunicato i VIP della casa e quelli della caverna sono stati informati che avrebbero dovuto partecipare a un gioco piuttosto piccante. Il gioco consisteva nell'andare in magazzino, prendere una mela, riportarla in confessionale, passandosela tutti almeno una volta di bocca in bocca. Senza usare le mani. Il gioco è stato preso da tutti molto sul serio. La Marchesa ha commentato: questo è un gioco molto sexy, ma non si è certo tirata indietro. I concorrenti si sono applicati per capire quale fosse il percorso migliore per portare a termine la prova nel migliore dei modi. La prova intriga i VIP, ma li mette anche a dura prova. Possiamo scegliere l'ordine, chiede per esempio Enrico Silvestrin. Dobbiamo creare una fila che va dal magazzino al confessionale, dice Martina. Francesco Monte cerca di spiegare meglio la prova, per quel che ha compreso dal suo punto di vista. Al segnale dobbiamo posizionarci e iniziare il gioco. Sono tutti carichi e contenti, anche perché fare un gioco piccante piace a tutti. Il pubblico è eccitatissimo, specie nel momento in cui c'è lo scambio di mela Giulia Salemi e Benedetta Mazza. Il momento è hot. Senza lingua, dice qualcuno, una roba hot davvero. E voi avete assistito alla scena? Allora vi mettiamo qua il video così che possiate vedere cosa è successo. Lo scorso lunedì al Grande Fratello VIP è entrata anche Lori del Santo, la showgirl, che ha perso un figlio 19enne da poco più di un mese, aveva già firmato il contratto con il reality, ma, dopo la tragedia, si pensava che si sarebbe tirata indietro. E invece ha deciso di giocare come terapia per tornare alla sua vita normale. La decisione della Del Santo ha scatenato numerose critiche e comunque è destinata a far parlare. Ilari, prima dell'ingresso nella casa della Del Santo, ha fatto sapere che la showgirl verrà trattata come tutti gli altri concorrenti, anche se la cosa non è semplice.